Che cosa succede? Tutto può succedere o niente, nel senso, se uno sta bene può solo star meglio, se uno sta male succedono dei fenomeni molto particolari. Per esempio, uno che dorme male, cosa, prende la melatonina e dorme pure peggio. Non è che dorme peggio. All'inizio, risincronizzando il cervello, si hanno dei fenomeni strani, tipo per esempio risvegli notturni improvvisi e addirittura passare con gli occhi aperti tutta la notte. Non bisogna scoraggiarsi, perché la melatonina produce un beneficio che si manifesta sempre più marcato nel tempo. Quindi la melatonina va presa vita natural durante, in quanto accompagna i fenomeni di alterazione inevitabili dell'invecchiamento e quindi li previene, li aggiusta per così dire. Se per esempio noi sviluppiamo spesso raffreddori, bronchiti, faringiti, malattie infettive di vario tipo, noi noteremo anche nelle persone molto anziane che vengono costrette a vaccinarsi, noi vedremo con stupore che piano piano non svilupperemo più queste patologie infettive. Perché? Perché il sistema immunitario è migliorato e quindi evidentemente ci possiamo difendere da soli. Questo non vuol dire che non svilupperemo queste patologie, le svilupperemo ma in forma molto più lieve, molto più attenuata e quasi non ce ne accorgeremo. Che uno vuole poi veramente verificare gli effetti benefici nel corso del tempo, non deve fare che degli esami del sangue e dopo 6 mesi, un anno di melatonina andare di nuovo a fare gli stessi esami. Noterà benefici a tutti i livelli, dico tutti, dall'A alla Z, quindi a livello immunitario, a livello ormonale, sul sangue, sui vari valori, dalla coagulazione del sangue e poi gli effetti naturalmente benefici a livello psichico.